Grazie Presidente, sono nella Lega da 25 anni, ho avuto incarichi importanti, è la prima volta che prendo la parola al Congresso. Perché ho deciso di farlo? Perché non mi hanno mai fatto paura gli attacchi al nostro movimento, veri o fondati, o non fondati che fossero, perché quando siamo convinti, come siamo, delle nostre idee, noi possiamo sopravvivere a tutto e siamo sopravvissuti a tutto. Ma oggi vedo un pericolo più grosso. Vedo il pericolo all'intero sistema della democrazia del nostro paese e voglio lasciare questa testimonianza qui ai giovani che devono andare avanti nella nostra battaglia. Noi non possiamo essere complici silenti di questo attacco alla democrazia. Non possiamo lanciare messaggi confusi. Non possiamo collaborare con un primo ministro che non è eletto e che sta facendo tabula rasa del sistema democratico. Non possiamo far finta di niente di fronte a una riforma del titolo quinto, non del Senato, che sta togliendo tutte le competenze alle regioni e al sistema delle autonomie, che introduce la clausola di supremazia, cioè la possibilità per lo Stato con una legge semplice di cancellare tutte le altre leggi e di farsi una beffa della Corte Costituzionale. Non possiamo lanciare messaggi contraddittori come li abbiamo lanciati quando ha iniziato questo attacco, quando hanno usato il cavallo di Troia sulle province. Qualcuno, perché rappresentava i comuni, diceva è giusto perché diamo le deleghe ai comuni. Qualcuno perché era in regione diceva chi se ne frega, tanto porteremo tutto in regione. E intanto hanno iniziato da lì a delegittimare il sistema delle autonomie e stanno andando avanti. E quando non ci sarà più il sistema democratico, avremo uno stato di prefetti, di burocrati che comanderanno, che saranno in grado di cancellarci tutte le verità. E allora io dico, caro Matteo, il problema non è la Lega di lotta e la Lega di governo. Il problema è avere una Lega che governi bene per risolvere i problemi di oggi, di domani, dei cittadini, come dobbiamo fare nelle nostre regioni e nei comuni. È una Lega che faccia politica e che guardi a fra un anno, fra 2 anni, fra 10 anni, che guardi a quei giovani che sono qui in sala e che pensi a quali potrebbero essere le soluzioni per quei giovani. Una Lega che sappia dire le cose che oggi i cittadini non capiscono, che abbia il coraggio di dire quelle cose che diceva Umberto Bossi quando parlava 20 anni fa di mondialismo, della Cina, quando parlava dei tecnocrati di Bruxelles e nessuno lo capiva perché pensava che era un matto. Allora, questa è la politica che dobbiamo fare nelle regioni, che dobbiamo fare nei comuni e a Roma, e a dire di no a queste cose con forza, anche se a volte la gente non capirà perché le idee giuste sopravvivono, ma i gesti sbagliati li pagheremo oggi e li pagheremo domani. Grazie.